Questo festival è dedicato alle ribellioni, quindi direi giustamente, quasi doverosamente, in particolar modo perché siamo ad Ancona, abbiamo parlato insomma di Enrico Malatesta. Malatesta è stato nell'Italia fra 8 e 900 il rivoluzionario per antonomasia, un rivoluzionario di professione che ha dedicato tutta la vita sostanzialmente a partire dai suoi 20 anni. Lui era nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1853, ha dedicato tutta la sua vita sostanzialmente a rincorrere la rivoluzione. Questo gli è costato numerosi arresti, gli è costato il domicilio coatto, gli è costato la prigione, gli è costato soprattutto una serie di esili che lo hanno portato in moltissime parti del mondo. È stato in America, è stato in Africa ed è stato in molti paesi europei. Malatesta ha avuto un ruolo fondamentale non solo all'interno del movimento anarchico italiano, ma direi all'interno del movimento operaio del nostro paese a cavallo fra XIX e XX secolo. Un ruolo così importante che negli ultimi anni della sua vita il fascismo lo costrinse a stare in casa. Malatesta abitava all'epoca a Roma e aveva dei poliziotti naturalmente messi lì dalle autorità fasciste che piantonavano il pianerottolo di casa e poi l'uscita del palazzo dove Malatesta abitava. Quando morì Malatesta nel luglio del 1932, le autorità appunto fasciste impedirono funerali pubblici, addirittura impedirono poi alle persone di andare a visitare la tomba di Malatesta al cimitero del Verano.